Allora, le convenzioni vengono portate per noi tutto in consiglio comunale, però penso, però come mantenere che si possa forse andare anche in giunta a fare una variazione successivamente. Lo dovete verificare. Cioè, questa è una cosa che comunque, però ad oggi noi non riceviamo ancora delle risposte. Cioè, ogni volta vedremo, faremo, ci stiamo confrontando, stiamo vedendo, stiamo facendo. Il programma così muore e non lo incentiviamo neanche. Sindaco, ma non morire, va bene. Ma sa perché non può morire, sindaco? Perché prima di andare lì l'abbiamo ridicolato all'80% del programma. Perciò non può morire. Solo per quello, se lo ricordo. Nonostante avessimo perso, ci siamo presentati in regione e abbiamo rendicontato il programma, se no quel finanziamento, addio, nelle vostre mani, così come sta capitando per altri. Sindaco, sempre per l'alta tensione abitativa. Sempre per l'alta tensione abitativa. C'è una situazione veramente pesante, sempre all'ufficio tecnico, dove abbiamo la situazione per quanto tutto quello che concerne gli ACP oggi H. Cioè, come mai ancora non si fanno le commissioni, come mai non vengono ancora esaminate le pratiche che sono ferme lì, c'è gente che aspetta risposte in più di tutto, no? Ma abbiamo anche una grande opportunità per dare ulteriori risposte, ci sono terreni già disponibili e fondi per poter realizzare nuove costruzioni. Lei ha conoscenza, ma questo appunto è importante questo. Ma una cosa, sindaco, visto che siamo, cioè anche l'ufficio, anche se diciamo non riguarda, così come anche convocare le cooperative, sì, l'ufficio tecnico, sono altri settori che devono tutti quanti collaborare e coordinare. Cioè le cooperative vanno chiamate a sottoscrivere. Vedete? Vorrei capire anche, mi dovete spiegare, gli sportelli unici del Premio La Fortezza, di Wonder e di Peter Nautica, che fine hanno fatto? Si stanno nel comune, si trovano. Perché qui, con l'ufficio anche, prima di andare via, abbiamo fatto tutto quello che andava fatto. Abbiamo aspettato le conferenze di servizio, abbiamo fatto di tutto di più. Come mai ancora oggi non vengono portati in consiglio comunale? Va bene che cosa? Rispondete e mi dite un attimino quella che è la procedura, perché ci dovevamo vedere.
Quindi sulla commissione del paesaggio c'è qualche zona, nella zona P, che cosa si è fatto per il fatto? E cosa si è fatto per il fatto? Siccome è stato rassicurato, no? Da Elisa. Elisa. Siccome è stato rassicurato, soprattutto questo è stato un momento di grande campagna elettorale, non vi preoccupate, arriviamo noi, facciamo noi. Presidente, inizia a parlare della campagna elettorale. E ora devo parlare della campagna elettorale. Quando qualcuno saliva sul palco, vi piace questo paese? Vi piace questo paese? Avete visto in quel paese? Sì, ti piace questo paese. Dovrebbe arrivare tu proprio a mettere il paese se in ginocchio. Interrogazione, continua a dire. Questa è verità, Presidente. Io la dico col sorriso. Sì, ma finiamo l'interrogazione. Ma questa è verità. Questa è la verità. Io voglio prendere i temi della campagna della Sardegna dove il sindaco di Perno. Ti dico che non mi appassiona questo argomento. Però siccome sei salito sul palco e hai voluto disegnare, hai voluto sognare un nuovo paese, fatto per, l'unica cosa che dicevi, la sita è 300 caffè. E la sita è portata a muovere. Sebastiano, facciamo un'interrogazione. Allora, a proposito della zona di levaggio, a proposito della zona piccola, vorrei capire come mai ci sono degli altri lotti disponibili. E questa è un'interrogazione che ho fatto già da un anno. Okay? Come mai non vengono ancora assegnati gli ulteriori lotti disponibili? Comunque ci sono delle richieste. Ci sono delle richieste, però non ci sono ancora risposte. Cioè, un'altra situazione imbarazzante, perché in un momento in cui ci sono delle difficoltà economiche, però nel nostro territorio per fortuna c'è gente che ha voglia di investire, noi non ci rendiamo neanche di dargli una risposta. Quindi se mi date anche una risposta su Elisa, per il momento ci sono il primo atto, grazie. Prego. Potenziare gli uffici, potenziare, insomma, poter
sul quale poter intervenire. È chiaro che essendo l'ufficio casa in questo momento, la sua persona, non so, solo di quello, dei ritardi ci sono, si cercano di affrontare le emergenze che nascono presso l'ufficio casa e lo cerchiamo di intervenire, cerchiamo di farlo con il massimo dell'attenzione e della celerità, insomma, almeno sulle urgenze. La commissione paesaggio, con il comune di Polignano abbiamo intrapreso un rapporto, ci siamo incontrati anche diverse volte con l'ingegnere responsabile del comune di Polignano e si stanno affrontando le procedure per arrivare ad un convenzionamento. Tra noi e il comune di Polignano deve fare deve andare in consiglio comunale, siamo rimasti accorti che devono andare loro in consiglio comunale, prima di noi porteranno a venire in consiglio, la porteremo anche noi. Però è questione davvero ormai di dettagli, insomma, anche là, e al più presto chiederemo questa collaborazione con il comune di Polignano. Lo schema di convenzione a cui fa riferimento è di un altro comune, il comune Polignano, lo stiamo adattando, è il primo nome, infatti adesso non è il primo nome, è il comune di Polignano che stiamo facendo, prima si sta adottando, poi il comune di Polignano anche i suoi tempi, devono andare in consiglio comunale, prima il comune di Polignano e poi lo porteremo anche noi, ma nel frattempo andremo e vedremo in commissione, ci stiamo organizzando anche per questo, per cui la commissione paesaggio la stiamo portando a termine. Di voglio, abbiamo affrontato la questione del signor Di Voglio, è il SAD, già la volta scorsa, se non ricordo male, qualche altro consiglio comunale. Abbiamo detto qual era la problematica legata a Di Voglio, ci sono degli interventi strutturali da fare, interventi che poi nell'immediato non possiamo fare, ci sono delle risorse, servono delle risorse in questo momento non abbiamo, ma di quella struttura, di quella del nostro concittadino Di Voglio non ci siamo assolutamente, infatti non fosse altro che è sempre presente qua e con molti interventi confrontiamo su questa necessità. Per questa invece la zona PIP ci sono un paio di richieste che sono giunte, ma essendo la relatoria scorrimento terminata, probabilmente bisogna fare alcuni passaggi, probabilmente bisogna fare un nuovo. Lo stavamo valutando per gli uffici, cosa è opportuno fare a termine per se fanno eccessivo, però è eccessivo, ma qualcosa è già fatto, non è evidenza pubblica, qualcosa è evidenza pubblica da fatto, per cui c'è da adottare una procedura, la otterremo appena riusciamo anche là a trovare quella, perché è qualcosa di cosa necessario. Sindaco, credimi Gianni, cioè, non è proprio possibile ascoltare quello che c'è, cioè, proprio credere in me, perché non hai condizioni, non è proprio condizioni. Cioè, come siamo arrivati, Presidente, come siamo arrivati a far insediare la SITA? Attraverso i lavori, abbiamo scosso tutto, tutta la abbiamo visitato tutti i bandi, i lotti sono disponibili, non bisogna fare niente, non bisogna fare niente, ormai lì si può procedere a sportello, perché noi abbiamo non solo scosso tutta la graduatoria, scritto con lettera raccomandata, convocati, cioè non è possibile che con la carenza di lavoro che c'è non si metti in moto quel pezzettino di economia che si può mettere in moto. Così come, così sono pronto ad essere smentito. Cartella, io non le do neanche prendere, perché ho lavorato. Quando lei dice che il comune... Consigliere, è la sua posizione.
a valere del supporto degli uffici. Con gli uffici non chiediamo di servizio, quello che è esigente per forza da lontano. Per cui sì, devo dar retta a quello che mi dice oppure a quello che mi viene detto per l'interno. Posso rispondere? Allora, la lascio perché ogni tanto, se magari c'è qualcosa di più. Lei ha ragione, ma lei sbaglia sempre. Sì. No, tu sei il sindaco. In questo momento non è questione di Sebastiano di Giangrazio. Qui gestisce un ente pubblico. Hai capito che gestisce un ente pubblico? Sì, e non c'è capacità. Non c'è capacità. Ma che responsabilità? Ma di che cosa? Ma di che cosa? Ma di me? Sì, certo. E le posso dare? Perché su ogni cosa non c'è mai, io non ho mai una risposta. Cosa è? E lei ha diritto di dire che non ha risposta. Presidente, io non ci vengo più in consiglio, perché è inutile. Consigliere, non ci voglio più. Ecco, a prescindere da guardi rispetto alle istituzioni. Stiamo portando rispetto a me. No, consigliere, dai. Sì. Faccia l'interrogazione. Voi, se non avete risposta, stiamo portando rispetto. Non è una questione. Lo so benissimo. Se Giangrazio. Giangrazio è un bravo ragazzo. È così, è un momento folcolista. No, è un momento folcolista. Qui non si qui tutto un momento folcolista. Che sportelli unici, non cammina. Cioè non lo so. Non lo so se lei investiva in questo paese e non aveva risposto. Non lo so se va bene. Non va bene un imprenditore. Non va bene. Non si, qui si demolisce. Qui si demolisce l'imprenditore. Cioè non si dà per niente la possibilità di potersi esprimere. Con tutte le difficoltà che ci sono, di che cosa stiamo parlando? Bisogna fare il bar, bisogna dire, presidente mi creda, non so che lei ha un ruolo difficile, io non voglio, per carità, io quando mi arrabbio, e ora mi sto arrabbiando, io mi arrabbio perché il sindaco fa parte di un'altra coalizione, io ho stimato sindaci, tipo Nico Berni, che avevo un'intelligenza, a cui ho anche votato a favore su tanti atti, perché c'era una visione di paese, c'era una situazione completamente diversa, qui non si capisce niente. Così è vero. Qui non si capisce. Presidente, noi facciamo le stesse interrogazioni, ormai da 18 mesi e non si ha una risposta, ma pure un grazie che non si danno lezioni, io non voglio dare lezioni a nessuno, io non sono nessuno, però sono una persona che in questi anni ha lavorato e conosco benissimo quella che è la situazione delle emergenze e dell'ufficio e tutte le risposte, noi l'ufficio non andavamo avanti. E si vede l'attenzione che c'è stata nei confronti dell'ufficio tecnico. Ci sono stati soltanto degli attacchi subdoli nei confronti dell'ufficio, debiti fuori bilancio, cose che si sono inventate e che puntualmente sono state smentite. Tagliando il personale, cosa si pretende dall'ingegnere poveretto lì? Che cosa si può pretendere? Lavori pubblici, urbanistica, edilizia sociale. Condoni, non parliamo dei condoni, avete detto che dovete riattivare i condoni, dove stanno i condoni del privato? Dove stanno? Io posso parlare fino a domani, se inizio a fare veramente la fine, se inizio a metterli uno dietro l'altro, perché non c'è mai una risposta. Ecco, il sindaco vicino non accetta lezioni, ma nessuno le vuole dare lezioni, però si muova, faccia qualcosa per il territorio. Presidente, le devo dire dove ci sono. Per le istituzioni. Rispetto per le istituzioni. E poi le volevo rappresentare che lei, da esperto, perché in quegli anni lei si è fatta la sua esperienza, conosce benissimo quali sono le motivazioni degli sportelli pubblici. No, signor Presidente, noi siamo andati via dopo aver spiegato le conferenze di servizio, dopo aver fatto tutto. Per piacere, perché se no io gli dico e mi metto alla prova online che io in un'ora sono pronto a predisporre tutti gli atti dei tre sportelli unici. Vogliamo fare una scommessa, prendendo l'orario vado sopra. Io in un'ora li predispongo. Stanno e dai, che c'è gente che ha investito nel territorio. Non può essere veramente per gli unici, per gli sportelli unici. Così come la commissione del pesaggio, così per il PIR. Guardi, Presidente, stiamo facendo uno sforzo. Per gli sportelli unici sono stati preparati gli atti e il settore competente li sta variando. Speriamo che a Presidente, per mandare avanti un'amministrazione, io so benissimo che per una missione, le difficoltà che ci sono, io le conosco benissimo. Io non sto dicendo, no, ma non ci vuole niente. Io conosco benissimo le difficoltà,
conosco benissimo tutto. Io questa macchina la conosco perché ho lavorato. Io ci ho lavorato, sì, e ci ho creduto nel lavoro che ho fatto e ci continuo a credere, perché io credo nel mio paese, non credo in questa amministrazione. Grazie, grazie consigliere. Prego consigliere Battista. Grazie presidente. Rivolgo all'amministrazione alcune interrogazioni. Decidete voi chi mi vuole rispondere. Visto che l'altra volta sono indicato, ho invitato la persona giusta per rispondere, però ho avuto risposte non complete. Posso avere informazioni, se ci sono, della Casa della Salute, dell'ADE, assistenza domiciliare educativa, del 101 per disabili? Per adesso mi fermo qua, grazie. Stiamo facendo